Carissimi amici, buongiorno e ben ritrovati. Ci accostiamo alla comprensione dei testi della liturgia della seconda domenica del tempo ordinario. La prima non esiste, in quanto coincide con la festa del battesimo di Gesù. Abbiamo celebrato domenica scorsa e che fa da ponte tra il tempo del Natale e il tempo ordinario. Colui che abbiamo contemplato nel mistero del Natale, ci dirà l'Evangelista Giovanni nel Vangelo che ascolteremo tra poco, siamo ora chiamati a seguirlo, a testimoniarlo nella vita quotidiana. In fondo, il tempo ordinario, tenete presente quando i sacerdoti si vestono con i paramenti di colore verde, è il tempo della Chiesa, è il tempo della sequela, è il tempo della speranza, nell'attesa dell'ultima venuta del Signore, quando tornerà nella gloria. Così ci veniva ricordato nella prima domenica di Avvento, quando ci è stato offerto il grande orizzonte della vita. Il testo del Vangelo è introdotto dalla prima lettura, tratta dal primo libro di Samuele, grazie alla quale comprendiamo meglio il Vangelo. Samuele che in qualche modo ci racconta la sua esperienza, per tre volte si sente chiamare per nome. E per tre volte corre dal suo maestro convinto che sia lui a chiamarlo. Ma così non è. Alla terza volta il sacerdote Eli comprende che è il Signore a chiamare Samuele e suggerirà al ragazzo come rispondere. Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. Un'esperienza di chiamata che vede sia Samuele sia Eli crescere nella consapevolezza delle cose che riguardano Dio. Non è dunque tutto automatico. Samuele è il dono di Dio ad Anna, donna sterile di grande fede. Ricevuto in dono quando fu grandicello, Anna lo portò al tempio. Di questo se ne parla nel primo capitolo del libro. Samuele dunque è un dono di Dio ad Anna, ed è dono di Anna al Signore. Fanno da contrasto a questo dono la debolezza di Eli, ormai stanco e vecchio, e la corruzione dei suoi figli, incapaci di riconoscere il Signore. Così continua il libro di Samuele, prima di questo brano. C'è sempre dunque un momento in cui Dio mantiene le promesse, anche se per altre vie, e con figli non di sacerdoti. Scrive il capitolo terzo, poco prima del nostro brano. La parola del Signore era rara, le visioni poco frequenti, la parola di Dio tornò a risuonare. È avvenuto con Samuele e ora avviene con i primi discepoli di Gesù, non certo sacerdoti del Tempio. Ancora una volta Dio sorprende facendosi presente lì dove non era atteso e oltre la linea tradizionale scontata. Con questa chiave di lettura che ci viene offerta dal terzo capitolo del primo libro di Samuele, entriamo così nella comprensione del testo del Vangelo. Siamo al capitolo secondo di Giovanni. Giovanni stava ancora là, dice il testo del Vangelo. Capitolo primo, scusate, di Giovanni. Giovanni stava ancora là. È l'espressione che si collega al brano precedente, ossia il battesimo di Gesù, festa celebrata domenica scorsa. Dopo che al versetto 19 del primo capitolo, nel contesto del battesimo, il Battista aveva dichiarato: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Ora Giovanni Battista rilancia e vedendo passare Gesù dice a due dei suoi discepoli: ecco l'agnello di Dio. L'espressione rimanda al libro dell'Esodo, al capitolo 12, dove si descrive la Pasqua, la festa di liberazione dalla schiavitù egiziana. Quando Dio domanda al popolo tramite Mosè di procurarsi un agnello e mangiarlo per trovare la forza e l'energia per iniziare il cammino. Ma un legame pasquale
Lo ritroviamo anche in Giovanni 19, quando Gesù viene condannato a morte a mezzogiorno della vigilia di Pasqua, cioè nel momento in cui i sacerdoti cominciavano a sacrificare gli agnelli pasquali nel tempio per la festa di Pasqua. Tornando all'Antico Testamento, l'agnello di Dio richiama il servo di Yahweh, descritto nei canti di Isaia, come l'agnello vittorioso, descritto nel libro dell'Apocalisse. E che dire della lettera agli ebrei, quando si sottolinea che dopo il sacrificio di Gesù, agnello di Dio, non c'è bisogno di altri sacrifici. Ebbene, su questo sfondo, spirituale, teologico, l'evangelista Giovanni presenta la figura di Gesù, l'agnello di Dio, il servo, il vincitore. E in questo indicare ha così inizio il passaggio di testimone tra il Battista e Gesù. Lo dirà Giovanni Battista, lui deve crescere, io devo diminuire. Sentendolo parlare, scrive l'Evangelista nel versetto 37, seguirono Gesù. I due discepoli ascoltano il Battista e seguono Gesù. Si tratta di due atteggiamenti fondamentali. L'ascolto non è un semplice sentire con le orecchie, con l'udito, ma è un lasciarsi coinvolgere da quel messaggio con tutto se stessi. È un modo di stare al mondo in modo maturo, consapevole, intelligente, di chi sa di non esistere da solo, di non poter capire da solo. Non possiamo dimenticare che nel Deuteronomio il primo comandamento che Dio ricorda è ascolta, Israele, ascolta, che rimbalza nel primo libro dei Re. Quando Salomone domanderà a Dio, donami un cuore ascoltante, un cuore capace di distinguere il bene dal male. O che dire della Vergine Maria in Luca? Maria ascoltava e custodiva queste parole. L'ascolto, così inteso, porta alla sequela, al seguire Gesù. Questa struttura la ritroviamo anche al capitolo 10 di Giovanni, dedicato al buon pastore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Allora suggeriscono che questo è lo stile di Dio. Ascolta e nella tua libertà decidi. Che cosa cercate? Domanda ancora Gesù. Sono le prime parole di Gesù nel Vangelo. Domanda che ritroviamo anche al capitolo 20, quando Gesù, ormai risorto, domanda: Donna, chi cerchi? Gesù dunque non dà subito la risposta, non chiede cercate me, soffocando così dall'inizio il loro desiderio e ogni altra loro domanda. Gesù invece provoca, provocare, vocare, vocazione, chiamata. Dio stimola. Gesù costringe a interrogarsi sui veri desideri, sul proprio cammino, sulle vere domande e questo permette di tenere aperto un dialogo. E i discepoli risponderanno: Maestro, dove dimori? Quel fuoco che si portavano dentro, i due discepoli, quel desiderio nascondeva una domanda, la domanda di un luogo, di una presenza, di una compagnia. Venite e vedete. Cioè non offre indicazioni particolari, ma segnala che alla loro domanda può rispondere solo uno stare con lui, solo un'esperienza. La sola capace di infiammare la vita. Non ci ardeva forse il cuore mentre conversava con noi, diranno i discepoli di Emmaus, dopo aver spezzato il pane con Gesù. Ed è questo che renderà capaci di tornare indietro, di assumersi le proprie responsabilità e di farlo senza indugio, come fecero i pastori che andarono dalla grotta, ma come fecero i due discepoli di Emmaus, che tornarono a Gerusalemme. Rimasero con lui ed erano circa le 4 del pomeriggio. Un giorno sta per terminare e sta per iniziare un giorno nuovo. Questo particolare cronologico nasconde un significato teologico-spirituale. Con Gesù inizia il nuovo giorno, la vita nuova. Non ricordate più le cose passate, dirà Isaia, faccio una cosa nuova. Ecco,
talmente nuova, talmente bella da lasciarti un segno, un ricordo indelebile. Erano circa le 4. Andrea, continua il testo del Vangelo, incontrò suo fratello Simone e gli disse: Abbiamo trovato il Messia. Andrea è stato sedotto dal Signore e lui corre dal fratello, condivide la gioia della sua scoperta. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, dirà Giovanni nella prima lettera. E Gesù risponde, guardando Simone: Tu sei Simone, il figlio di Giona, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Cambiare il nome è simbolo di autorevolezza e di inizio di una vita nuova, di una nuova missione. Accettare questo cambiamento dice il sì alla nuova proposta, alla nuova vita. Dopo aver cercato di capire i testi del Vangelo di questa domenica, è importante farsi una domanda: ma cosa dice a me questa parola? Cosa vuole dirmi Gesù? Perché questa parola ha qualcosa da dirmi qui ed ora, oggi. E da essa devo lasciarmi interrogare, scrutare. Tu mi scruti e mi conosci, Signore, ricorda il Salmo 139. Vedete, l'avvenimento del Natale chiede di essere testimoniato, come hanno fatto i pastori. Chiede di cambiare strada, di convertirsi, come hanno fatto i magi. Chiede di vivere l'avvenimento nel quale siamo stati coinvolti, perché il Natale, e quindi anche il battesimo, non possiamo ridurlo a un momento emotivo. Non è un vestito che possiamo mettere o togliere a nostro piacimento. È vita nuova. Chiede di essere vissuta e, se serve, predicata in ogni occasione, opportuna e non opportuna, direbbe San Paolo a Timoteo. Senza paura e senza vergogna, diceva il beato e santo poi von Galen, cardinale, il leone di Münster. Una testimonianza che chiede di essere vissuta con franchezza, ancora più necessaria contro la dittatura del sì, dove o ti adegui al pensiero comune dicendo il tuo sì o vieni scartato. Papa Benedetto, proprio nel giorno della canonizzazione, così diceva: non è e non può essere ridotto a sentimento, ma implica la coerenza e la testimonianza anche in ambito pubblico, in favore dell'uomo, della giustizia e della verità. Questa è la fede. Ebbene, Gesù è quell'agnello di Dio svelato e indicato dal Battista ai primi due discepoli e oggi a me e a ciascuno di noi. Gesù è quell'agnello di Dio che nutre e sazia la fame di vita, Gesù, che va incontro ai desideri più profondi. Gesù è la risposta alle domande più belle e più grandi che ci portiamo dentro. Lui solo sazia il nostro desiderio di gioia, di serenità, di pienezza, che non celano altro che il desiderio di salvezza, come ricorda il salmista: di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Questa ricerca, che è esperienza di fede, non va vissuta in solitaria, ma, come abbiamo notato nei testi, è un'esperienza di comunione e si trasmette in un rapporto di amicizia da amico ad amico. Eli aiuterà Samuele a capire la voce di Dio. I primi discepoli saranno aiutati dal Battista. Andrea aiuterà suo fratello Simone. E quella catena continua ancora oggi. E seppur sembri che, come al tempo di Samuele, anche nel nostro tempo la parola del Signore sia rara, in realtà sappiamo che il Signore continua a parlare dove e attraverso chi noi neppure immaginiamo. Non è la parola che è rara, perché il Signore è fedele e semina sempre e comunque. Siamo noi, che forse siamo ciechi, sordi e inospitali alla parola. Chi cercate? Domanda Gesù. Non risponde, ma rilancia. Gesù non ci offre soluzioni facili, non ci dà risposte preconfezionate. Forse questa è la fatica più grande oggi, quella di cercare, di andare a fondo, di riflettere, in un tempo in cui si desidera tutto e subito e possibilmente senza fatica. Ascoltare la voce di Dio è difficile, in un tempo in cui l'egoismo sta raggiungendo livelli preoccupanti.
Accettare che un fratello o una sorella ci accompagni all'incontro con il Signore è più difficile ancora. Ma se non impariamo a rientrare in noi stessi, ricordate il figlio del prodigo, e capire qual è il vero profondo desiderio del cuore, della vita, non incontreremo mai il Signore. Potremmo trovare qualche informazione su di Lui, ma non incontreremo Lui. Potremmo arricchire le nostre liturgie di tanti accessori belli, utili, ma non sarà ancora il segno di aver incontrato Gesù. Gesù non smette mai di rivolgersi quella domanda: chi cercate? È un itinerario obbligatorio per evitare di cercare noi stessi e non cercare Dio. E di conseguenza è un itinerario obbligatorio per evitare di portare agli altri noi stessi o le nostre informazioni, ma non Dio. Si tratta di aver chiaro il desiderio che ci muove. Nel mio cuore, scriveva Geremia, c'era come un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Si può avere tutto nella vita, eppure, se non si risponde a quella domanda di fondo, resterà sempre una nostalgia nel cuore che non lascerà pace. Il mio cuore è inquieto, finché non riposo in te, scriveva Sant'Agostino. Una voce che ti porta a non fermarti mai, a non accontentarti mai, una voce che ti aiuta a saziare la fame del tuo cuore. Capire questo porterà a dire, con le parole del salmista che noi ascolteremo domenica: ecco Signore, io vengo per fare la tua volontà. Se da una parte la strada della ricerca chiede amici spirituali, capaci di indicarci il Signore Gesù e la sua voce, dall'altra è solo l'incontro personale con Cristo, che è determinante per tutti. C'è un'ora decima, le 4 del pomeriggio, per tutti. Un momento di grazia nel quale Gesù lascia incontrare e si lascia conoscere, perché non si incontra Dio per sentito dire, ma per esperienza. Basti ripensare a Giobbe: ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Cioè, ho fatto esperienza di te. Siamo al capitolo 42 di Giobbe, dopo la grande lotta e la grande crisi tra Giobbe e Dio. Perché non è tanto il sapere ciò che conta, quanto lo stare con Lui, il fare esperienza di Lui. Venite e vedete, dice Gesù. Vedete, in fondo, trasmettere le nozioni, le informazioni è facile. Non metti in gioco la persona. Insegnare con la propria vita, condividere passo dopo passo con i discepoli, questo è molto più difficile, perché impegna tutta la vita del maestro. E quante volte restano dentro la nostra memoria più la passione di quel momento o di quel determinato educatore, più la gioia di quell'esperienza che le nozioni ricevute. Ricordiamo tutto di quell'emozione, ma non ricordiamo niente di quello che ci è stato detto. È l'esperienza che va sempre custodita nel cuore, perché maturerà con noi e potrà darci e dirci sempre cose nuove. E anche perché è qui che dovremo sempre ritornare a dimorare, ancora più nei momenti più bui e difficili del cammino. A volte la distanza di tempo dall'incontro sorgivo, da quel Big Bang interiore, da quel colpo di fulmine nel cuore, può portare a primeggiare stanchezza, ripiegamento su se stessi, ricerca di protagonismo, a discapito della freschezza e della gioia del Vangelo. Basti ripensare, San Paolo a Timoteo: ravviva il dono che è in te, o nel libro dell'Apocalisse: hai abbandonato il tuo amore di prima, ricorda dove sei caduto e ravvediti. La dimostrazione che la sequela non è data per scontata una volta per tutte, va scelta ogni giorno. In ogni momento, come per Samuele, anche per noi può esserci il momento della stanchezza, del sonno spirituale, della notte oscura, che ci fa sentire incapaci di ascoltare e di capire la voce di Dio. Anche Madre Teresa ha vissuto questa notte oscura. Lei non sentiva la presenza di Dio nel suo cuore, anche se gli altri sentivano Dio attraverso di lei. Comunque sia, nella barca della vita, sballottata dalle onde degli eventi burrascosi, il Signore c'è, anche se sembra che dorma. Ricordate Matteo 8.
C'è perché lui è Gesù, è l'Emmanuele, il Dio con noi, Natale. Gesù è e resterà tutti i giorni fino alla fine del mondo, ricorda Matteo nell'ultimo capitolo. Perché Natale non è una favola, è un fatto, è una presenza. E dopo aver compreso la parola nel primo punto e aver cercato di capire cosa questa parola dice a me oggi, in questo secondo punto, ora sorge un terzo punto. Cosa rispondo io al Signore? Lo faccio prima di tutto con le parole della colletta, la preghiera che viene recitata dopo il Gloria. O Padre, che in Cristo Signore hai posto la tua dimora tra noi, l'Emmanuele, colui che prende posto in mezzo a noi, Natale, donaci di accogliere costantemente la tua parola, per essere tempio dello Spirito Santo a gloria del tuo nome. Ecco il riassunto di tutte le letture. E a questa preghiera ciascuno può rispondere però con le sue parole. E allora io rispondo così. E con questo concludo, dandovi appuntamento a giovedì prossimo. Signore Gesù, ti ringrazio di ritenermi degno del tuo invito, della tua amicizia. A volte penso di non esserlo, invece tu, qui ed ora, me lo ricordi. Grazie. Aiutami a cercarti e conoscerti con l'aiuto dei fratelli e sorelle nella fede che tu stesso mi poni accanto per meglio cercarti, riconoscerti ed amarti, per meglio testimoniarti e farmi a mia volta strumento del tuo amore per gli altri. Buona domenica e buona settimana.